Alla presentazione di Florence adotta una scuola avvenuta a Castelnuovo presso Lisi Garfagnana è intervenuto anche il presidente della regione Eugenio Giani. L'iniziativa è un accordo di collaborazione tra l'azienda antica Valserchio della famiglia Bertolani, con sede a Castelnuovo, facente parte del gruppo Florence, e Lisi Garfagnana, presieduto da Oscar Guidi. In particolare stamattina inauguriamo alcune borse di studio per un totale di 10.000 euro che Antica Valserchio mette a disposizione dei nostri studenti, ma non solo. Stamattina inauguriamo anche un percorso di apprendistato duale. Oltre all'applicazione del sistema duale, l'iniziativa nello specifico è una forma moderna di scuola-lavoro, ma con tutte le sicurezze e le attenzioni del caso. La famiglia Bertolani ha messo anche a disposizione in totale 6 borse di studio di 2.500, 1.500 e 1.000 euro per i migliori alunni delle classi 4 e 5 dell'indirizzo articolazione tessile, abbigliamento e moda dell'ITT Francesco Vecchiacchi, intitolata alla memoria di Maria Grazia dalla mano Bertolani e Renzo Rossi, conosciuto come Pino. Il legame col territorio è centrale, è sempre stato centrale quelle che sono state le attività di Valserchio negli anni e oggi insieme a Florence guardiamo a questo tipo di progetto con ambizioni ancora più ampie, più importanti e sono convinto che potremo veramente trovare nuova linfa, nuove risorse future per le persone, gli uomini e le donne che vivranno Valserchio e Florence nei prossimi anni. Per noi è assolutamente di fondamentale importanza istituire e creare rapporti con il territorio e con le istituzioni del territorio, in particolar modo con le scuole. Il nostro settore è un settore che vive di manifattura, vive di eccellenza e abbiamo bisogno quindi dei giovani per fare sì che il nostro settore continui a prosperare, ad essere forte come lo è oggi per il nostro paese. All'incontro hanno partecipato molte autorità, tra cui il sindaco Andrea Tagliasacchi, il provveditore agli studi Donatella Buoriposi, il consigliere regionale Mario Puppa ed anche tanti docenti e studenti dell'ISI Garfagnana.